Noi vorremmo rendere omaggio a David Cameron, che nella politica di oggi viene considerato uno sconfitto e che secondo noi ha dato una lezione di democrazia a tutta Europa. Il referendum di autodeterminazione in Scozia e sul Brexit è un grande episodio di libertà, il più grande episodio di libertà dopo il crollo del muro di Berlino. Detto questo, il tema oggi non è economico, il tema è politico. La democrazia è compatibile con l'Europa? A questa domanda dobbiamo dare una risposta. E questo è il tema che a noi della Lega ci interessa in particolare, perché qui noi, unici a votare contro il fiscal compact in quest'Aula, abbiamo sempre sostenuto una battaglia per l'Europa dei popoli, un'Europa democratica, contro un'Europa costruita senza i popoli e contro i popoli. E allora queste considerazioni arrivano al cuore della politica, alla sovranità popolare, perché partono sì da considerazioni economiche che ho ascoltato in quest'Aula, ma arrivano lì. Noi dobbiamo chiederci come affrontare questa rivoluzione digitale, la globalizzazione che ha creato delle diseguaglianze mai viste, la mancanza di rete e di protezioni sociali, senza che qualcuno si sia venuto così a chiedere quale modello di sviluppo contrapporre a queste novità. Una politica di contenimento, quella di creare debito, debito pubblico e debito privato, per alimentare comunque i consumi e mantenere il benessere che abbiamo conosciuto. Certo, per gli Stati Uniti molto più facile, per l'Europa un po' più difficile, con una Banca Centrale Europea che si è arrabatta e con una Commissione che sfornisce piani e politiche che ricordano i piani quinquennali della fu Unione Sovietica. Detto questo, non basta neanche ricorrere ai soliti capri espiatori, una volta i tedeschi, oggi gli inglesi, e non basta neanche richiamare i soliti principi, i bei principi dell'Europa, perché vede, Presidente del Consiglio Renzi, non c'è soltanto la generazione Erasmus, ci sono quelli che non completano il ciclo di studi obbligatori in Italia, ci sono 2 milioni di giovani che non studiano e non lavorano, non soltanto i fortunati della generazione Erasmus. Non ci sono soltanto gli imprenditori che prendono la sede fiscale in paesi dove non pagano le tasse con la benedizione di Palazzo Chigi, ma ci sono milioni di piccoli imprenditori e risparmiatori che sono la disperazione. Non ci sono soltanto centinaia di migliaia di profughi a cui si deve assistenza, ma milioni di anziani italiani che fanno la fame. E a questo popolo escluso dalla globalizzazione e dalle magnifiche sorti progressive, cosa si dice? Voi no, non dovete votare. Abbiamo ascoltato in questi giorni cose aberranti. Non si deve dare il potere al popolo di decidere su queste cose, perché il popolo non capisce, perché gli ignoranti non devono votare, perché i poveri non devono votare, perché i pescatori non devono votare, perché i contadini non devono votare. E chi deve votare? Dei parlamenti illegittimi costituzionalmente, dei governi non legittimati dal voto popolare. Presidente Renzi, questo è un problema, il problema della democrazia, prima ancora dei piani Juncker e di questi bei discorsi. Come facciamo a partecipare i popoli, anche gli ignoranti, a questo processo di costruzione della casa comune? Altrimenti finisce male e temiamo che finisca male. Noi vogliamo democrazia, vogliamo sovranità popolare. Oggi lei è stato chiamato, vola a Berlino, finalmente l'hanno richiamata sull'orchestrina del Titanic, era in terza classe, adesso suona insieme agli altri. Il pericolo qual è? Che di fronte voi avete due scelte: o si va avanti così, si arriva all'Europa tedesca, oppure si cambia passo decisamente, si fa l'Europa superstato, per carità, federale. Naturalmente non ci sono più inglesi che rompono le scatole, potrebbe essere agevolato il processo. Fate qualcosa, fate presto. Ma una sola cosa noi vi chiediamo: qualsiasi cosa decidiate, chiedete il consenso del popolo, perché i popoli sono padroni del proprio destino.